Ma la condizione fisica eravamo comunque a conoscenza del fatto che loro atleticamente e fisicamente erano avanti a noi, sono una squadra molto fisica, veloce e lo hanno dimostrato anche oggi. Erano già alla seconda di Premier League, tutte queste cose le sapevamo, quindi abbiamo cercato di contrastare il più possibile, abbiamo perso 3-2, questo è il dato di fatto, però c'è la possibilità di ribaltare il risultato. Servirà una grande gara sotto tutti i punti di vista, però c'è la possibilità di farlo, c'è l'opportunità di farlo, quindi se puntiamo l'attenzione sul fatto che si può fare, il calcio ha dimostrato tante volte che si è potuto ribaltare dei risultati difficili. C'è stata una cornice pubblico meravigliosa, e abbiamo cercato di preparare la partita al meglio. Siamo una squadra che concede veramente poco, ma non è che lo dico io, sono i fatti dell'anno scorso che parlano per noi e oggi abbiamo concesso 3 gol. Abbiamo pagato forse fin troppo rispetto ad altre occasioni, però ripeto, c'è il dato di fatto che abbiamo perso 3-2, però l'altro dato di fatto è che abbiamo fatto 2 gol e che quindi 2 gol al Wolverhampton si possono fare e sono quelli che ci servono nella partita di ritorno. Non è facile? E la cosa nostra è quella di svegliarci domattina e dimenticare, cioè pensare esclusivamente al Sassuolo perché ci teniamo a vincere la prima partita in Serie A di quest'anno in casa contro una squadra che gioca molto bene e quindi dobbiamo recuperare tutte le energie possibili, sia fisiche che psicologiche, che sono forse più importanti dopo una partita del genere, e cercare di portare a casa il risultato. Quindi quello è il nostro primo obiettivo.